Da qui si vede l'altro lato di Gibilterra. Dovete sapere che Alessia ha un'autentica ossessione per le conchiglie. E da quando siamo in queste zone sud dell'Andalusia, quindi dintorni di Tarifa, eccetera, eccetera, ne ha raccolte tante, ma ne abbiamo trovate tantissime, ma davvero tante. Le ho dovuto dare un freno, perché altrimenti a quest'ora avremo tutto il gavone pieno di conchiglie. Ora la vedo che sta trafficando sulla spiaggia con queste conchiglie, non so che cosa sta facendo. Parlando male di me. Ho detto che c'hai un'ossessione per le conchiglie. Sì. Ma che stai facendo? Che stai facendo? Non sono fatti tuoi. Come non sono fatti niente? No, niente sono fatti tuoi, basta, hai rotto le balle. Via. Dai, che stai combinando queste conchiglie? Guarda quante ce ne sono. Oh mamma mia, una distesa di conchiglie. Che fai? Ce lo dici? Ma... L'idea è bella, però servono davvero troppe conchiglie. Belle. Sempre Gibilterra laggiù. Mica. C'è l'Imer lì dietro, un sacco carino. E poi c'è quello in mezzo fighissimo. E poi c'è casina nostra. Qua ci sono altri camper che sono arrivati alcuni da poco. Altri c'erano già. E qui c'è questo che deve essere una cosa della Seconda Guerra Mondiale. Eccolo, un fortino. Lassù c'è un altro mezzo strano. Là dovrebbe esserci Estepona. Che c'è? Fai volare le conchiglie? Sì. Sì. Io trovo quelle grandi. Le pelline grandi? Guarda. Cosa? Sì. Che arriva. Un altro mezzo strano. Che mezzo? Poi c'è un minivan là. Un Imer là, questo bestione, e là ci siamo noi con un altro mezzo molto bello. Ciao! Chissà che cos'era. Una magari sembra una cosa collegata alla guerra, dato che c'erano quei bastioni. No, ma è... ci sono le mattonelle del bagno. Via. Yeah. Ma cioè, era proprio una casetta, c'era il camino. Dio, che schifo però. Ecco, questo è quello che facciamo noi esseri umani. Noi animali. Noi animali. Che schifo. Ma qua mi sa che era un cucinino. Qua c'era una camera. Qui c'era un bagno. Qui forse era un'altra camera. Dobbiamo sempre ridurre tutto di uno schifo noi altri. Ce n'è un'altra lì, guarda, abbandonata, no? Quello, quel posto lì dove sì, il faro. Sì, dove c'è il faro. Dorian, oggi hai fatto il dispettoso. Qui le mamme dovevano lavorare, abbiamo anche fatto delle altre cose fuori, perché... Wow. Dorian, oggi hai proprio rotto le scatole. Mamma, diglielo anche tu. Comunque, in questa location bellissima, finalmente, con questa luce bellissima, finalmente,
siamo riuscite a fare le foto per il mio sito. Allora, dovete sapere che io sono l'antifotogenia, cioè io odio essere fotografata. Odio essere fotografata. Però ne avevo bisogno perché non avevo delle foto carine di me da mettere sul sito nella sezione About. Bambina piccolina. Carina. Delle foto carine. Non avevo delle foto carine perché oggettivamente io esco male in foto. No, tipo, amore, dai, facciamo le ultime. Ma ho freddo, dai, facciamo le ultime. Come? Vabbè. Le mettiamo in questo video il risultato di questo shooting, di questo servizio, proprio velocissimo perché stavo morendo di freddo, un cacchio di vento, però la location era pazzesca, la luce era pazzesca. La fotografa qui... Fotografa! Dai, non ho fatto del mio meglio perché andavo di fretta. Vediamo. Però le foto che vedete, se vi piacciono, le ho fatte io. Ecco. Vede quasi niente, ma là c'è Gibilterra tutta illuminata. A parte il riflesso del mio computer. No, è il riflesso della GoPro. Sì. Vabbè, a parte il riflesso della GoPro, laggiù c'è un puntino qui ed è una nave da crociera. E là c'è Gibilterra illuminata. Daria. Daria. Ehi lei. Dica. Questa dorme, dobbiamo fare un sacco di cose oggi. Sonno. E dorme. Guarda, tale madre, tale figlio. Uguale. Dorian. Chi è il figlio che mi ha svegliato? Dorian. Dorian, tua madre è una pigrona. E non tu sei vero. Uguale. Dorian. Non ti pensa perché non sono io. No, no, ma proprio manco alza la testa. Vai. Dorian. Dorian. Ma guarda, c'ha la testa schiacciata. Aspetta. Aia. Dorian. Ecco. Il cocco di mamma sua. Dorian. Il cocco di mamma sua, guardalo. Guardalo, schifoso. Peggio, amore. Sono stanco, non ho fatto niente, sono stanco, amore. Fai le fusine alla mamma, sì. Sono stanco anche di fare le fusa, mamma, bella. Perché sono stanco, amore. Comunque, finalmente abbiamo trovato questo spot fantastico in cui fare foto, video, bla bla bla. Dobbiamo fare un sacco di cose. E questi cosa fanno? Dormo. Ma non sto dormendo! Scherzo. No, comunque. Aspetta. Adesso aspettiamo ancora un po' il calare della luce. Ma
per fare un video che ci è venuto in mente proprio in questi giorni, e questa location è davvero perfettissima per farlo. Ecco. Abbracciamoci, Dorian, fai vedere come siamo. Ecco, tutte. Questi come lavorano. Come lavorano! Fai sentire le fusine? Le fusine? Mi fai sentire le fusine? Le fusine. Fai sentire viziato. Le fusine? Aspetta. Fai sentire le... Chi è mamma? Viziato. Oh, vuole darti le testate. Oh, mi dà le testate. Mi dà... No. Oh, amore. Dorian. Vieni qua, vieni qui. Aspetta, stava venendo da me. Vai. Dorian. Wow. Dorian, ciao! Oh. Amore della... E comunque... Dorian... Direi che lo spot di oggi è pazzesco. Solo che quello che non dicono gli altri, magari, che ti fanno vedere questa van life in questi posti meravigliosi, è che ci sono anche i lati negativi. Ovvero, abbiamo il camper che è ridotto uno schifo, pieno di salsedine, pieno di sabbia, e le strade per arrivare in questi posti sono davvero pessime, e ora vi facciamo vedere. Fin qui tutto tranquillo. Come va il camper, cioè, altrimenti non si capisce, no? Passiamoci in mezzo, ce la facciamo. Madonna mia, che schifo. Dai, dai, ce la facciamo. Questo non è il punto più brutto, no, il brutto che ne è dopo. Ora. Sì, che trasporto. Quei rami, i rami qui hai preso. Attenzione. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Peggiore è passata. Bene. Lavanderia.